Ragazzi, buongiorno, sono ritornato, è un po' che mancavo dal canale, sono stato influenzato, una polmonite balorda, passato, tutto a posto, siamo rientrati, primo giorno oggi di rientro al lavoro e primo giorno una bella Ford Puma nuovissima di pacca, 1.000 cilindri, 125 cavalli, giusto Paolo? Perfetto, macchina nuovissima con 1.700 km, conferma, Paolo arriva da qua vicino, molto vicino da noi, mi ha chiamato stamattina, avevo il modulo in officina, pronto montaggio, ci abbiamo messo 3 minuti. Paolo, così cosa c'è la macchina che come la senti? In accelerazione, non va proprio in accelerazione, muore dopo un po', basta, prende e incomincia a andare. Tu praticamente lamenti di quel lag ai bassissimi giri, anche in partenza, che la macchina tentenna, poi dopo prende giri e prende va. Giustissimo, anche in sport è la stessa cosa. Anche in sport è la stessa cosa, ragazzi, quindi lo stesso problema che hanno il 99,9% delle auto, tutte uguali. Paolo, l'abbiamo presentato la Puma, tanto questa è nuovissima di pacca, c'è già nel canale, ma questa è quella nuova, giusto il restyling? Sì. Manuale, non automatica. Cambio manuale, ragazzi, per il cambio automatico c'è da aspettare ancora un pellino per il pedal sprint, ma vi aggiorno io appena sono pronti i ragazzi di Celeste. Appena sono pronti vi avviso che c'è la fila per montare il pedal sprint sull'automatica. Questo è manuale. Paolo, andiamo pure. Eccoci qua. È 2 settimane che non facevo video. Madonna, sai che brutta. Gente, ho dovuto chiamare gente e rinviare gli appuntamenti. Ragazzi, alla fine non stavo bene. La cosa, madonna. Allora, Paolo. Ma qua siamo già attivi. Torniamo indietro. Ragazzi, questa è la Puma. Questa è la versione ST-Line, giusto Paolo? Sì, giustissimo. Abbiamo scaricato l'app, dopo gli facciamo vedere, Paolo lo voleva mettere anche sul Apple CarPlay, giusto? Sì. Ti faccio vedere come si fa. Sa partire anche la musica. E sì, infatti spegnila subito. Basta, già fatto. A posto, audio zero. Andiamo giù di là, Paolo. Muore. La senti che pigra, figa sei pigra. Metti pure la terza, tranquillo. Già fatto un cambiamento, metti pure la quarta come preferisci. Siamo in comfort qua e la macchina ovviamente è in eco, giusto? Sì, no, la macchina è normale. È normal, sì. Ok, tu hai 3 setup, sì. Eco, normal e sport, giusto? Sì, è anche sterrato sì. Addirittura se io lo spengo, così è spento, si sente? Te lo metto così a sport. Non vuole che lo riprendo, ma c'è già il mezzo sorrisino. Ragazzi, nessuna spia accesa. Adesso lo lasciamo qua così in sport. Ti faccio fare la partenza da fermo, così lo provi in normal. Abbiamo anche il clima acceso? No. No, ok. Solo la ventilazione. Sì, solo la ventilazione. Spingo. Perfetto. No, potevi provare anche col clima acceso, così vedi. Esatto. A posto. Sai che col clima acceso è ancora peggio. Perde un po' di cavalli. Andiamo a sinistra. Facciamo tutto il giro della rotonda. Tu la difficoltà, cioè la difficoltà, il problema è proprio nella partenza, giusto? Sì. Come la senti già adesso? Già incominciava. Già è migliorata, sì. Eh? Sì, non c'ha quel vuoto là che dici non va. Esatto. Eliminiamo il vuoto in partenza, ragazzi, ma su tutte le macchine si può fare, eh? Non c'è in giro nessuno oggi, eh? Infatti, bello pieno, beh, ricominciato a lavorare le persone. Ragazzi, siamo alla solita rotonda della Corte Lombarda, Paolo, che ormai lo saprai anche te. Con tutti i video. Sì, là. Sempre... Ah, come hai visto la Corte, sono arrivato da Jerry. Ragazzi, se riusciamo a passare, forse... Dai. E poi si buttano veloci, eh? Sì. Com'è Paolo? È stata buona l'attesa. Cioè, ha fatto tutto da sola. La macchina ha preso e andata senza tentennamenti, senza niente. Bellissimo così, sì. Eh?
Hai visto come sono partito? Porca miseria. Facciamo tutto il giro. Adesso andiamo ancora qua a destra, così facciamo un po' di via, diciamo. Se ti mando di là siamo sul veloce, rimaniamo sul molle accelera, molle accelera. Okay. Metti pure la terza, Paolo. Guarda, adesso tu accelera e te lo spengo. Così è spento. Ed è ritornato originale. Hai visto? Sì. Lascia un po' di spazio, Paolo, voglio andare avanti. Boh, riprendi pure di terza. E te l'ho messo in race, questo è il massimo. Ok. Hai visto come fa? Allora come allunga, sempre, come allunga bene. Così. È bella la figata così, eh. Eh sì. Cioè, tu questo come metti, anche se metti la quarta così, metti, prova a mettere anche la quarta. Quarta, 50 all'ora. Dove vai a risparmiare? Mettendo la quarta a 50 all'ora tu sei a filo gas. Okay. E tu come schiacci la macchina riprende senza soffocare, sì, sì. No? Ogni tanto infatti ad esempio mi dice metti in quinta addirittura. Ecco vedi, prima invece? Prima c'era scala in terza. Porca miseria. Scala in terza perché stava per morire. Perché questa addirittura c'ha 6 marce. Sì. Ti faccio rifare ancora il giro, così ti faccio fare una partenza in race. Ragazzi, siamo in quarta a 50 all'ora, eh. Sì, sì, sì. Torna indietro. Torna indietro, sì, sì. Siamo di terza dentro la rotonda a 30 all'ora. E guarda com'è fluida. Fluida, eh. Scanna pure se vuoi, Paolo. Tanto non abbiamo davanti nessuno. E siamo in race. Meglio di prima. È preso subito l'ibrido a Phoenix. Meglio di prima. Ha dato il colpo, eh. Oh, dai. No, bello, bello. Bello, eh. Porca miseria. Ragazzi, è una figata pazzesca. Dovete provarlo tutti. Cioè, provatelo. Anche lui diceva, cavolo, già ho visto tutti i video. Cioè, lo chiamo, vado a provarlo, vediamo, dai. E una volta che lo provi basta, te ne innamori. Se tu lo spegni dici no cavolo, no, lasciamolo in race. Infatti andiamo a destra adesso, Paolo, ci facciamo un pezzettino di rettilineo, così tu puoi spostare anche la macchina in sport e vedi come va. Cioè, no, prima non lo faceva così. No, eh. Assoluto, no, proprio moriva. Se io continuavo non schiacciavo più, moriva. Sì. Bello per le rotonde più che altro. Caspita, esci fuori di terza. Bello. Paolo, io te lo spengo. Tu mettiti in sport. Ok, qua così. Visto come già comunque va di su di sport, sì. Visto come già allungato. Perfetto, è cambiato. Eh sì, anche la. Vai. L'hai messo anche noi in sport. Quindi abbiamo la macchina in sport. E vedi come va. Il 130 in 3 secondi ho preso. Impressionante. Adesso Paolo rallenta, che tanto non ci abbiamo dietro nessuno, così facciamo l'ultima prova e te la metto poi in race. Okay, lascia pure la quarta. Siamo in quarta. Sì, 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 sì. Te lo spengo, così è spento. Si sente che torna indietro. Race, vai. Da proprio il colpetto. Da proprio il colpetto in avanti, eh? Sì, quei... La sedega. Ragazzi, sport e race. La Puma 125 cavalli se la sente, eh? No, beh, ma van bene queste macchine qua. Ti dico che poi le abbiamo già fatte, quindi avevo la certezza che andava bene. Assolutamente. No, la conferma è quella, è giusto. Chi non lo fa. Confermi quello che diciamo nei sì, video, sì, Paolo. Tutto quanto. Ovviamente Paolo non l'abbiamo pagato, eh. No, niente. Anzi, devo... che sia chiaro sta cosa. Chiamato, avevo il modulo, perché non, anche stamattina mi ha chiamato un'altra persona, ma non avevo il modulo, purtroppo non ho potuto accontentarlo. Abbiamo preso l'appuntamento per il 4 gennaio, però per dire in giro di qualche giorno, ecco. Okay. Paolo, noi se giriamo qua a destra, appena finiscono i due guardrail. E falla di terza, Paolo, sta curva qua. Così mi dici. Ecco, quella lì avanti, quella avanti. Ah, questa quella avanti. Sì, qua. Okay.
guarda, ecco, siamo in terza, ragazzi, curva, 27 km/h. Sta roba, Paolo, prima non potevi farla, no, te lo garantisco. Dovevo metterla in seconda come minimo. Te lo garantisco. Sì, 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 siamo in race e sport. Adesso Paolo, andiamo a destra. Ho fatto il pieno comunque. Hai fatto il pieno. Parti da fermo, Paolo. Ok. Senti come pattina. È un'altra macchina. Secondo me sono meno, perché danno di listino 10 secondi, 0 da 100. Secondo me è di meno adesso. Sulla 155 cavalli abbiamo provato? Un secondo in meno. Visto, sì. Un secondo si in vede, meno. Si sente proprio. Un secondo in meno, da 0 da 100. No, guarda. Ragazzi, bello, eh? Bellissimo, ragazzi. Provatelo, chiamatemi. Se ce l'ho, ve lo monto subito in giornata. Se non ce l'ho, 3-4 giorni lo ordino, prendiamo un appuntamento e ve lo monto. Cosa vi volevo dire? Guardatevi i video, c'è il video dedicato a come funziona il pedasprint. Scrivete su YouTube pedasprint come funziona, e abbiamo un simulatore con un pedale acceleratore, facciamo vedere come apre e chiude la farfalla in sport, in race, in comfort, così avete l'idea di come funziona, di cosa, come va ad agire il pedasprint sul pedale acceleratore. Tutto qua, ragazzi, iscrivetevi al canale, c'è Metal Car Service, sono Jerry, YouTube, TikTok, IG, tutti i social disponibili immaginabili, e anche Facebook. Adesso Paolo, qua giriamo a destra al semaforo, ti faccio vedere l'antifurto, poi noi abbiamo finito. Okay. Ah, ti faccio vedere poi questo. Ah, ok. L'Apple CarPlay. Cosa, tengo quello sport? Sì, 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 stai... Okay. Dopo, allora, anche Paolo... Anche con il sole acceso. Ah, siamo anche col clima acceso, sì, ragazzi. Sì, siamo tutto acceso. Diamo un colpetto? Proprio se vuoi, io non volevo, però non andava. Ok, guarda qua, di seconda, tac. Ma va, mettiamoci qua dietro questa macchina grigia. Perfetto. E siamo fermi. Gli facciamo vedere il pedal block a Paolo. Oh Paolo, ok, così, freno a mano. Se tu tiri via il piede si spegne la macchina, no? No. No, perfetto, ti lascio questo, Paolo, il cellulare. O Paolo arriva a casa sua o in qualche posto dove non... Fai così, Paolo, non ti si vede la faccia. Allora, così, forse così, così meglio, esatto. Siamo così, sì. Arriva in qualche posto che non gli piace, vuole mettere l'antifurto. L'antifurto, Paolo, è questo in alto a sinistra. Ok, lui è... Sì, messo, ok, proviamo a accelerare. No, riusciamo. Proprio riusciamo dall'app. Chiudi tutte le app, Paolo. Ok, adesso vai ancora su pedal sprint. Ma perché è accesa la macchina, no? Non l'ha preso, quindi dobbiamo richiudere tutto, riapri. Un attimo di bug. Vai su PS. Se ti capita qualcosa così, tu chiudi tutto e riapri. Ok. Ok, antifurto. Oh, adesso è tutto acceso. Prima non era tutto acceso. Accelera. Non va. La macchina non accelera. Non va. Non va. Non va. Come funziona adesso? Paolo, lui spegnerà la macchina. Puoi anche spegnere, Paolo. Spegni. Esce, chiude la macchina, se ne va. Esce fuori dall'app. Si fa WhatsApp, Facebook, TikTok, tutto quello che vuole. Rientra in macchina, apre, accende la macchina. Perfetto, macchina accesa, riapre la... esatto. Non va. Non, esatto, non va. Non va. E apre l'app. Perfetto. Lo sblocca. Eravamo spenti. Vai. Adesso Paolo, fai una cosa, rimani a 1500 giri, se ce la fai. Schiaccia race. Così. Vedi come lo sblocca? Questo è il limitatore di giri che fa così, okay. Visto come è subito bello pronto. Tu adesso la macchina è tornata in normal, sì. Giusto? Perché tu ogni volta che la spegni e la riaccendi, lei torna in normal. Okay. Invece lui no.
Ok, allora mi sembra. Lui rimane per dire se tu sei in comfort. Ok. Lui rimane in comfort. Basta. Okay. Paolo, a posto. Ok, grazie. Paolo, grazie mille per la fiducia. Ti mando a casa felice e contento. E certo. Porca miseria, la Puma l'abbiamo sprintata, ragazzi. Niente, signori, chiamate, venite solo a provarlo. Solo per le Barbie l'ospizio, per vedere, fammi vedere se sulla mia funziona. Sicuramente funziona al 100%. Ragazzi, alla prossima, da Jerry è tutto. Paolo, grazie ancora. Grazie a te. Ciao ragazzi, ciao.